primo raduno ufficiale per i rossi della rappresentativa di calcio Alto Casertano sul sintetico di Alvignano, sotto l'attento sguardo di mister Vincenzo Panella, e prima sgambatura e primo contatto con il pallone, alla fine anche una breve partitella in scioltezza sotto lo sguardo interessato del procuratore sportivo Giovanni Di Caprio, presente in tribuna, che ha voluto questo progetto appena iniziato. Noi l'abbiamo sentito nel corso della preparazione e ascoltate che cosa ci ha detto. Allora, avvocato, innanzitutto come nasce questo progetto? Il progetto nasce essenzialmente per creare una rappresentativa Alto Casertano, che poi sarà aperta anche ad altre realtà, e soprattutto per mettere in vetrina i nostri giovani calciatori della nostra zona. Certamente non si vuole sostituire la rappresentativa alle scuole calcio ottime che abbiamo in zona. Quindi possiamo dire intanto con lei che le scuole calcio non sono assolutamente in competizione? Non sono assolutamente in competizione, infatti il posto che ho fatto ha augurato un buon lavoro a tutte le scuole calcio della nostra zona, i cui dirigenti, ho detto nel post, e gli allenatori fanno grandi sforzi economici. Io ho voluto creare questa iniziativa a fine anche di evitare quei viaggi della speranza. Ecco, come lei già ha detto in un bellissimo articolo, i viaggi della speranza che poi alla fine non portano la maggior parte a nulla. Possiamo dire questo, lei intanto, lo sanno tutti, è da poco diventato procuratore sportivo federale e ha fatto un giro lunghissimo in lungo e in largo sia per la Campania che per il Molise. Ecco, che livello tecnico di giovani ha trovato in giro? Allora, ho girato tra la Campania, Molise e Abruzzo. Il mio punto di riferimento è il centro federale di Castel di Sangro. Devo dire che ci sono realtà molto importanti, sia tra la Campania, Molise e Abruzzo. È stata poi la volta di mister Panella, che ci ha parlato dell'ambizioso progetto e di quali saranno gli scenari futuri della rappresentativa Alto Casertano. Allora, oggi è iniziata la preparazione, il primo raduno di questa attesa rappresentativa di cui si è parlato tanto. Quali sono innanzitutto i programmi e soprattutto quando ci sarà il prossimo allenamento, visto il periodo festivo? Allora, abbiamo iniziato questo progetto con l'avvocato Di Caprio. In pratica oggi è il primo raduno qua al comunale di Alvignano. Avremo modo di vedere un po' i giovani di una fascia di età che parte dal 98 ai 2000. Poi ragazzi, sicuramente quest'anno non so se faremo in tempo a partire in verità, in vero e proprio col progetto, però saranno visti nell'arco del campionato laddove andranno a giocare e con l'avvocato e altri osservatori andranno a visionare un po' questi ragazzi. Ecco, cosa prevede innanzitutto il progetto? Il progetto in pratica è partire magari dall'anno prossimo, partendo un po' prima, cercando di fare una buona selezione con i ragazzi di una fascia d'età che partano con un biennio tipo 2001-2002, 2002-2003, per poi farli lavorare almeno 2 anni insieme, laddove poi andremo a fare durante l'arco dell'anno alcuni amichevoli con squadre importanti, Benevento, Napoli, e in pratica i ragazzi durante l'amichevole per loro sarà un vero e proprio provino a tutti gli effetti, invece di fare il solito provino, portare un ragazzo uno solo in queste squadre. Però c'è bisogno di un po' di lavoro, siamo partiti quest'anno, siamo ancora all'inizio, non sappiamo, ripeto, se quest'anno riusciremo a partire vero e proprio, però oggi qua già abbiamo avuto una buona prova dei ragazzi che si sono messi a disposizione, speriamo in futuro di averne altri. Da Alvignano è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.